easy go. Che tempismo, Nathaniel. Stavamo cercando giusto te. Angeli del cielo, proteggeteci. Agente Norman Jayden, FBI. Vorrei che rispondessi ad alcune domande. Dio mio testimone, non ho fatto niente. Sono innocente. Si rilassi, nessuno la sta accusando. Stia tranquillo. Dove lavora Nathaniel? Ce l'ha un lavoro? La mia unica occupazione è pregare nostro Signore misericordioso per la salvezza dell'umanità. Nathaniel, ricorda dove si trovava martedì scorso alle 16:30? Qui. Ero qui, stavo pregando. Tutto il giorno. C'era qualcuno con lei? No. No, ero da solo. Come mai tutte queste croci? Ha paura di qualcosa? Il momento è vicino. E l'ira del Signore si abbatterà sui popoli. Mi sto preparando alla fine del mondo. E le voci, Nathaniel? Le senti ancora, le voci? Lo sappiamo chi è che ti parla, vero? Lo sappiamo bene tutti e due. Non pronunciare quel nome. Che cosa ti dice, Nathaniel? Blake, ma che diavolo fa? Non posso parlarne. E anche tu devi tacere. Ti ordina di trovare nuove prede, vero? Gliene servono di più, eh? Sempre di più. Basta così. No. Lo lasci in pace. No! Non devi nominarlo o lo evocherai. Ti ha detto di prendere quel bambino nel parco. Le voci ti hanno tormentato per tutta la notte. Volevi che smettessero, non è così, Nathaniel? Basta! Zitto! Basta! E tu hai obbedito per farle smettere. Merda, Carter! Ma quel ragazzino, mi ha dato di volta il cervello! Non è così? No! No! Basta! Basta! Li hai uccisi tu, vero Nathaniel? Perché non confessi? Bastardo! Tu sei l'anticristo! Giù la pistola, Nathaniel! E ti risvegliò da tuo padre all'inferno! È il figlio di Satana! È giunto sulla terra per distruggerci! Per l'amor di Dio! Gli spari! Gli ho sparato. Già, pare proprio di sì. Beh, non mi mancherà. Avanti, andiamo. Che tempismo, Nathaniel. Stavamo cercando giusto te. Angeli del cielo, proteggeteci. Agente Norman Jayden, FBI. Vorrei che rispondessi ad alcune domande. Dio mio testimone, non ho fatto niente. Sono innocente. Si rilassi, nessuno la sta accusando. Stia tranquillo. Dove lavora Nathaniel? Ce l'ha un lavoro? La mia unica occupazione è pregare nostro Signore misericordioso per la salvezza dell'umanità. Lei è stato arrestato al parco in seguito alla scomparsa di un bambino. Che cosa è accaduto? Sono innocente. Non c'entro nulla con quelle morti. Ero al parco perché Dio mi aveva parlato. Mi hanno arrestato perché... perché io sono l'eletto. Ecco tutto. Nathaniel, ricorda dove si trovava martedì scorso alle 16:30. Qui. Ero qui, stavo pregando. Tutto il giorno. C'era qualcuno con lei? No. No, ero da solo. E le voci, Nathaniel? Le senti ancora, le voci? Lo sappiamo chi è che ti parla, vero? Lo sappiamo bene tutti e due.
non pronunciare quel nome. Che cosa ti dice, Nathaniel? Ma che diavolo fa? Non posso parlarne. E anche tu devi tacere. Ti ordina di trovare nuove prede, vero? Gliene servono di basta più, così. Eh? Sempre lo di lasci più. In pace. No. No. Non devi nominarlo o lo evocherai. Ti ha detto di prendere quel bambino nel parco. Le voci ti hanno tormentato per tutta la notte. Volevi che smettessero. Non è così, Nathaniel? Basta. Zitto. Basta. E tu hai obbedito per farle smettere. Merda, Carter, hai preso quel ragazzino e l'hai affogato. Non è così? No. No. Basta. Basta. Li hai uccisi tu, vero Nathaniel? Perché non confessi? Bastardo. Tu sei l'anticristo. Giù la pistola, e Nathaniel. E ti da tuo padre all'inferno. È il figlio di Satana. È giunto sulla terra per spari, distruggerci. Jane. Per l'amor di Dio. Gli spari! Non ucciderai l'anticristo con un revolver, Nathaniel. Sai anche tu che è troppo potente. Cristo, un cazzo! Levami la pistola dalla faccia! Avanti! Il tenente Blake abbandonerà questo mondo proprio adesso per tornare cosa? Nel regno delle ombre. Creatura delle tenebre, io ti supplico di fare ritorno nel regno delle ombre e di lasciare in pace Nathaniel! Demonio! Rimpiangerai di aver sfidato l'emissario del Signore! Ora conoscerai il potere divino! Stai calmo. Andrà tutto bene, Nathaniel. Cristo nostro Signore, difendici nella battaglia contro il male! Proteggici dagli empi inganni del demonio! Possa Dio onnipotente manifestare il potere del suo regno! Possa il potere di Dio far precipitare Satana e i suoi malvagi servi che corrompono questo mondo nelle più oscure profondità dell'inferno! Ora metti giù l'arma, lentamente. Indietro, lentamente. Abbassa la pistola, lasciala, Nathaniel. Le mani dietro la testa. Ora girati. Bastardo. Nel nome di nostro Signore, io ti esorcizzo, Satana! Ok, buffone. Lo spettacolo è finito. Sei in arresto. Beh, complimenti per il sangue freddo. Io gli avrei sparato. Non tutto si risolve con un'arma, Blake. Forse no, però molto spesso aiuta.